Ciao ragazzi, faccio questo nuovo video oggi perché, come vi avevo detto, ho comprato anche dei guanti su Wish, quindi cerco di recensirveli perché mi sono trovato bene. L'avrei fatto anche se mi fossi trovato male, però in questo caso mi sono trovato veramente molto bene e quindi un'altra guida all'acquisto di un prodotto estivo, guanti estivi, che nel caso di necessità potreste andare a visualizzare. Allora, i guanti in oggetto sono questi, ok, sono molto ben costruiti, hanno una protezione sulle nocche di plastica rigida, plastica morbida sul resto delle dita e una sul dito indice, sia della destra che della sinistra, un pochino più rigida, ok, fino alla punta. Internamente hanno un pochino di imbottitura e sono cioè forniscono una buona presa sull'acceleratore, sulla manopola in generale. Qui hanno un altro rinforzo e degli inserti in pelle, ok, e mi piace molto il modo in cui si indossano e si stringono, perché calzano molto bene, molto velocemente, ok. Sono tutti traforati, quindi molto ben areati e sono abbastanza freschi. Questa è una parte molto morbida che serve per calzare meglio il guanto. Una volta chiuso così si va a stringere, ok, e il guanto è perfettamente stretto. Ci ho messo un po' a capirlo, ma per riaprirlo bisogna tirare su, si apre completamente e si toglie. Allora, i guanti sono di buona fattura, sono touchscreen, ok, e sono traforati anche sul palmo. Cosa dire, io mi sono trovato veramente molto bene, mi piacciono molto, sono freschi per quanto possa essere un guanto in estate, e infatti li ho poi comprati anche per la mia ragazza, li abbiamo acquistati anche per lei in colore rosso, taglia M, taglia XL. Di solito porto una 9/10, taglia XL mi va benissimo. Cosa dire, andiamo a computer, vi faccio vedere la schermata come nel video precedente, vi faccio vedere dove l'ho acquistato, la descrizione, il costo e tutto il resto, quindi andiamo a computer. Eccoci qui, questa è la schermata dentro Wish, chiaramente, dei guanti che vi ho appena recensito. Non è stata una gran recensione, però non avevo tanto altro da dire, insomma, tutto quello che vi ho spiegato lo vedete anche qui. Chiaramente nelle descrizioni del video metterò il link per l'acquisto di questi guanti. La cosa che vi posso spiegare per chi non conosce Wish è che il prezzo del guanto è 21 euro, però se si vuole la spedizione standard, quindi a casa, costa 11 euro. Se invece lo si fa spedire ad un negozio che è nelle vicinanze, quindi nel momento in cui andrete a decidere di effettuare questo tipo di spedizione, vi verranno elencati dei negozi che aderiscono a questo tipo di spedizione nelle vicinanze della vostra abitazione o dell'indirizzo che voi avete immesso, e deciderete a quale farlo spedire. Una volta che arriverà il prodotto, non dovrete fare altro che andare con un codice QR che vi verrà, cioè che avrete presente nel vostro telefono nel momento in cui deciderete di usare quel metodo di spedizione. Basta, il prezzo è 21 euro, la misura solo dalla M, volevo comprarli anche per mia figlia ma S non ci sono, e il colore, abbiamo visto il nero che è il mio, il rosso quello che vi ho illustrato e il giallo lo vediamo qui, ha solo questi particolari gialli e basta. Bene, vi ringrazio.